Sta per salire il sipario dei cantieri dell'immaginario 2019 e quest'anno, come lo scorso anno, ad aprire lo spettacolo sarà Simone Cristicchi. Buonasera direttore. Grazie, è un piacere enorme. Un tour che sta facendo in giro per l'Italia ormai da maggio e sappiamo e leggiamo dalle critiche che sta andando sold out in tutte le sue date. Le facciamo intanto i nostri complimenti e ci racconta come aprirà la stagione, queste 31 date dei Cantieri dell'Immaginario 2019. Allora, il mio è un invito a cambiare sguardo, è un concerto dove si sogna, si guarda da un'altra prospettiva la realtà e si fa attenzione alle piccole cose, quindi è un po' una ripartenza, un modo di guardare il mondo con uno sguardo anche bambino, fanciullesco, facendo una sorta di nuovo ordine di priorità. Mi piace parlare di queste tre parole fondamentali che sono attenzione, umiltà e felicità. La parola felicità viene dal latino felix e gli antichi romani la utilizzavano soprattutto in campo agricolo. Infatti quando un albero o un campo dava tanto frutto si diceva che quell'albero o quel campo era felix, e quindi mi sono chiesto quando è che anch'io sono felice, quando riesco a dare tanto frutto con quello che sono le mie azioni, i miei pensieri e anche le mie canzoni. Quindi stasera è uno spettacolo che comprende tutti questi concetti e che si intitola Abbi cura di me, perché l'attenzione è anche uscire fuori da se stessi e prenderci cura dell'altro e anche dell'ambiente che ci circonda. È tutto pronto, alle nostre spalle vedete i numerosissimi tecnici che stanno sistemando audio e luci per lo spettacolo. Ci deve scusare il direttore del Teatro Stabile, ormai dal 2017 gli aquilani lo conoscono bene, lo abbiamo intervistato tante volte, lo seguiamo con tanta attenzione, con tanto affetto, ma soprattutto abbiamo fatto il tifo per lei al Festival di Sanremo, dove ha avuto grandi riconoscimenti, il premio Sergio Endrigo proprio per la sua canzone. Il premio Bigazzi per la composizione, sì, è stato una cosa bellissima, perché poi la canzone è andata al di là del festival, è sopravvissuta, diciamo, a quel palco, e viene studiata in tantissime scuole in Italia, l'hanno adottata come testo di studio, di riflessione per i ragazzi delle scuole. Questa è una grandissima soddisfazione, vittoria, certo. Soddisfazione finire nelle scuole. E poi ovviamente è una canzone universale che arriva a tutti, ognuno la può interpretare come vuole. Lei che poi aveva già vinto nel 2007 il Festival di Sanremo, ma che legame ha instaurato in questi tre anni con la nostra città e che emozione le dà aprire questi Cantieri dell'Immaginario 2019 nell'anno del nostro decennale? Allora, il rapporto con la città mi sembra che sia buono. Io ho portato me stesso, il mio gusto, nella scelta degli spettacoli, del cartellone della stagione aquilana, e quest'anno proporrò altri eventi molto belli, molto interessanti che riguardano il Teatro Nazionale, quindi ho scelto spettacoli che potessero scuotere ed emozionare e anche divertire, perché quest'anno una novità, ci saranno anche delle commedie in cartellone. Che abbiamo bisogno di ridere noi in effetti. Anche, sì, c'è bisogno di tutto. E poi con lo Stabile pensiamo di aprire questa sala, questo teatro a Pescara, quindi avremo un avamposto anche pescarese dove poter fare esperimenti, monologhi e spettacoli sulla memoria, che insomma è un argomento che mi sta molto a cuore. Io credo insomma di aver dato per il momento tutto quello che potevo dare. Ovviamente ringrazio lo staff del Teatro Stabile che mi supporta in ogni momento, e ovviamente ringrazio il direttore artistico dei Cantieri dell'Immaginario, Leonardo D'Amicis, per avermi concesso l'onore di aprire i Cantieri dell'Immaginario. E allora noi aspettiamo con ansia l'apertura di questa serata straordinaria con Simone Cristicchi qui al Consiglio regionale, all'emiciclo, alle nostre spalle. L'appuntamento è per lei? Alle ore 21, se non sbaglio. Benissimo, allora cari aquilani, venite qui questa sera ad emozionarvi con Simone Cristicchi che vi sta aspettando. Grazie mille allora, ciao. Direttore. Ciao, vi aspetto tutti. Ciao.